nel 2023 inaugureremo la nuova scuola, una scuola ipertecnologica che ospiterà 500 bambini, ma soprattutto una scuola autosufficiente dal punto di vista energetico, quindi una scuola veramente importante ed è probabilmente la più grossa delle Marche per quanto riguarda dimensione e tipologia, una scuola che avevamo progettato insieme alla collaborazione dell'Università di Cipro, quindi un progetto molto importante, ambizioso e soprattutto per un comune come il nostro, che ha avuto un finanziamento da 5 milioni e mezzo di euro appunto per realizzarla, una cosa non da poco. In contemporanea, nel 2023, avrà l'inizio dei lavori e nuovo asilo nido, quindi la costruzione anche in questo caso del nuovo asilo nido, che è stato finanziato attraverso il bando del PNRR di pochi mesi fa, e inizieranno appunto i lavori di costruzione nel 2023 in entrambi i casi, e nel caso del nido sarà aumentata ancora la dimensione rispetto ai 53 posti attuali. Peculiarità dell'intervento del nido è che oltre a utilizzare l'energia del sole, come ormai sta accadendo, no, attraverso l'utilizzo dei fotovoltaici, verrà utilizzata per la prima volta in una struttura di questa tipologia anche l'energia geotermica, quindi l'energia della terra. In questi giorni stiamo ultimando i lavori del rifacimento del comune, cioè della sede comunale di Via Mazzini 3, la sede appunto dove ha sede anche la maggior parte degli uffici comunali, che è stato trasformato da classe G, quindi in questo caso la peggior classe energetica, a ENZEB, anche questo autosufficiente dal punto di vista energetico. Quindi il comune di Fermignano nel 2023 avrà tre strutture pubbliche completamente autosufficienti da un punto di vista energetico. E dovremo terminare anche l'impianto poi fognario di San Silvestro, quindi evitando che la frazione di San Silvestro scarichi ancora nel fiume Metauro, con appunto la creazione in collaborazione con Marche Multiservizi e Edato dell'impianto fognario, la terminazione di questi lavori del secondo stralcio, e poi ci saranno chiaramente, vabbè, notevoli asfaltature, un cambio parziale della pubblica illuminazione in una frazione di Fermignano. Stiamo facendo una frazione l'anno, in 6 anni abbiamo sostituito 1.000 lampade. Avremo poi una realizzazione anche del cimitero nuovo, quindi la sistemazione del cimitero di Pagino, che è una frazione appunto di Fermignano in collina nella zona del Furlo. Quindi sono notevoli opere e soprattutto avremo tante carne al fuoco appunto per il 2023.